di strada nella macchina in cui partirà verso Matera, dove sarà tumulato accanto alla mamma. Prima di compiere, secondo il rito cristiano, il pietoso ufficio della sepoltura, supplichiamo con fede Dio nostro Padre, in lui e per lui tutto vive. Noi affidiamo alla terra il corpo mortale del nostro fratello Marino, sacerdote, nell'attesa della sua risurrezione. Accoglie il Signore la sua anima nella comune unione gloriosa dei santi. Apra egli le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello Marino, redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato col Padre e recato sulle spalle del buon pastore, partecipi alla gloria eterna nel regno dei cieli. Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Raccoglia Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducono con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo, dove il Signore ti spenda l'unica luce perpetua. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Marino sacerdote, con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita, come segno della tua bontà e della comune unione dei santi in Cristo. E la tua misericordia senza limiti apri le porte del paradiso. E a noi che qua giù, direi, restiamo, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti i vivi in Cristo potranno vivere sempre con te nella gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso ti accompagnano gli angeli, nel tuo arrivo ti accolgono i martiri e ti conducono dalla Santa Gerusalemme.